Buongiorno a tutti, buongiorno agli amici di Afi, grazie Afi per questo invito di riflessione. Io mi chiamo Chiara Allegri, sono presidente dei giovani imprenditori della CNA Emilia Romagna e sono responsabile del Museo d'arte cinese ed etnografico di Parma, quindi la mia vita si divide tra imprese e cultura. A livello di imprese stiamo studiando come l'imprenditore sarà nel prossimo futuro, quali saranno le sfide che dovrà affrontare, ma anche la sua figura, cosa si aspetta chi comincia a investire nel proprio essere imprenditore. Sono sfide diverse rispetto a quelle di tanto tempo fa. E gli orizzonti non sono più certi, i le cicli di vita imprese possono allungarsi, ma facilmente accorciarsi visti i cambiamenti repentini della società, quindi avremo davanti un imprenditore sicuramente più flessibile, più duttile, più in movimento, ma un imprenditore che non si lascia neanche scoraggiare da eventuali fallimenti, perché i fallimenti insegnano e poi ci si rialza ancora più forti. Saranno imprenditori che investiranno nella propria formazione, perché più conoscenze si hanno del mercato, più è difficile che il mercato tradisca. Ecco, su tutti questi punti sono molto simili ai punti che vedo nell'ambito culturale. In questi giorni mi sono confrontata con tantissimi direttori dei musei. italiani. Anche qui ci sono ancora tante sfide che avremo davanti. Pensate solo alla sfida della digitalizzazione, in un mondo che passa dall'analogico al digitale, anche nel settore culturale. Un digitale che non si deve sostituire a un'esperienza fisica che si ha nel museo, ma che deve aiutare chi si vuole approcciare al percorso museale per avere più conoscenze e più emozioni possibili. Al tempo stesso il museo deve essere riposto al centro di una società civile. Diventerà un hub dal quale passa la ricerca, dal quale passerà la didattica, dal quale passerà il turismo, dal quale passerà il tempo libero, dal quale passeranno tanti artisti e lo vedranno come punto di riferimento per il proprio futuro. Ecco, queste sono alcune piccole considerazioni che volevo fare con voi, sono disponibile ad approfondimenti futuri più ampi e un grande augurio, un grande in bocca al lupo per il vostro futuro.